Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale, sempre Polo is on fire. Allora, sono qua raffreddatissimo, perché puntualmente l'altra sera, come da buon calcio di provincia impone, nei miei spogliatoi c'era l'acqua gelata delle docce e io giustamente ho voluto fare l'uomo vero, dimenticandomi che non ho più 20 anni. Ho detto la doccia si fa anche ghiacciata. Puntualmente ho fatto una notte di merda dove non ho chiuso occhio da quanto sono intasato. Bene, bene così. Detto questo, dopo questo intro di cui ve ne fregherà ben poco, vi ricordo di iscrivervi al canale, a maggior ragione per supportarmi in questo periodo di influenza, e poi di mettere un like al video. Mettere un like al video perché soprattutto questo video è un video di quelli che vuole farsi sentire, perché finalmente sto vedendo che i tifosi rossoneri si stanno svegliando da questo sogno. È incredibile, finalmente sto vedendo, come se un tot di tifosi, no, si fossero addormentati con la Nina Nanna di Furlani. C'erano Furlani e Scaroni che cantavano la Nina Nanna, Nina Nanna, e tutti questi tifosi rossoneri sono addormentati sognando i colpi da maestro di tutti i campionissimi che ci hanno comprato la scorsa estate, che ci facevano fare il triplete immediatamente l'anno successivo, con Pioli che praticamente era diventato Pep Guardiola, con noi che alzavamo trofei su trofei, tutti felici e contenti, loro che dicevano: ai no, adesso sul carro non ci salite. Poi una certa si sono svegliati, il carro non c'era più niente, si sono svegliati dal sogno e guarda un po', si sono ritrovati fuori da tutto senza aver vinto nulla. Allora, aspetta, forse capisco che c'è qualcosa che non va, ma forse non era proprio come me l'avevano raccontata, forse era solo un sogno. Sì, era solo un sogno e si svegliano tutti adesso, no? Io, lo dicevo dalla scorsa estate, io e altri pochi altri, nell'esaltazione generale, perché poi quando spendi 2 euro, non importa come li spendi, prendono un nome che non hai mai sentito, la gente si esalta, perché alla gente basta poco. Ce lo ricordiamo già dall'estate delle cose formali, in cui io in primis ci cascai, ma fu la prima ed ultima volta. Detto questo, adesso vedo che insomma l'hashtag di Conte al Milan, o comunque in generale l'idea di Conte al Milan, non è più solo un'idea, o perlomeno è un'idea per noi tifosi, bisogna capire poi se lo è anche per la società, ma di sicuro il pressing che stanno facendo adesso i tifosi, che finalmente stanno alzando la voce, devo dire che mi è piaciuto anche l'intervento a gamba tesa della curva su Scaroni, perché va bene farci andare sempre bene tutto, ma a una certa di certe dichiarazioni ci siamo anche rotti le scatole, quindi ho apprezzato che insomma, ok, c'è stato supporto per tutta la stagione, vediamo dove andiamo a finire con quello che state facendo, poi però visti i risultati almeno stai zitto. Cioè, almeno stai zitto, no? E invece no, invece continuiamo a farci prendere per il culo. Invece mi è piaciuto che finalmente c'è questo risveglio un po' all'unisono, che forse sarà anche quello che poi ricompatterà un po' il tifo rossonero, che quest'anno è stato molto diviso tra chi si è fatto un po' abbindolare dalla propaganda fatta da questa nuova gestione e chi invece è sempre stato un po' scettico come sottoscritto. Ecco, finalmente devo dire che invece vedo un grido solo all'unisono, cioè vogliamo vincere. E il fatto che l'Inter ci abbia alzato lo scudetto in faccia, che abbia vinto prima di noi la seconda stella, eccetera, 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 cioè è diventato un po' quella scintilla, quella goccia che fa traboccare il vaso, che finalmente ci fa rendere conto che basta, non possiamo più aspettare. E in tal senso quindi si fa il nome di Conte. Lo so benissimo anch'io, ragazzi, perché poi addirittura su Conte una volta avevo fatto un video e vedevo che c'era comunque anche lì una frangia molto scettica di tifosi. Allora lo so anche io che in altri tempi Conte non sarebbe mai stato l'allenatore da Milan che io personalmente avrei voluto, perché non rappresenta lo stile Milan, non è troppo distante, no, da quella roba lì. Oltretutto è un uomo comunque che è stato immagine della Juve, poi ha allenato anche l'Inter, ha vinto anche all'Inter. Portarlo al Milan, lo so anch'io che non è a livello teorico la cosa più romantica che tu possa fare, ma ormai di Milan mi spiegate cosa c'è rimasto? Perché noi stiamo qui a preoccuparci tanto del fatto che Conte non sia a livello di immagine, non sia quello che noi a livello di immaginario, più che di immagine, ci aspettiamo sulla panchina del nostro Milan, che è elegante, che vince le coppe. Ma quando mai? Ma il Milan ormai non è più quella roba lì. Cioè, allora noi non stiamo a preoccuparci
che mandano via una bandiera storica a calci nel culo la scorsa estate, che ci fanno dichiarazioni su dichiarazioni, che finalmente è arrivata la risposta perché non ne potevo più di sentire Scaroni prenderci per il culo. Dichiarazioni di circostanza, metà stagione dove nessuno parlava, nessuno faceva la dichiarazione e Pioli era già fuori praticamente da metà delle competizioni possibili e nessuno rilasciava una dichiarazione, nessuno prendeva una posizione, nessuno l'ha fatto nemmeno dopo il derby perso con lo scudetto vinto dall'Inter nel derby, cioè lì nessuno comunque ha avuto le palle di fare una dichiarazione di un certo tipo, tutti zitti, quasi come sì vabbè può capitare, d'altronde gli mancavano 3 punti, cosa vuoi fare, sì ce lo siamo fatti alzare in faccia, vabbè dai può capitare, cioè quindi tutta sta roba qua nessuno ormai ci fa più caso, però poi se vogliamo portare a casa Conte, no, però Conte no, Conte non rappresenta lo spirito Milan, ma perché tutta sta gente qui che invece che fa propaganda tutto l'anno e poi non combina un cavolo e costruisce una squadra a caso e punta su un tecnico che era già finito da un anno, invece mi volete dire che è tutto a posto, che quello è spirito Milan? Io sinceramente ormai di Milan ci vedo praticamente più nulla in quella squadra. Cioè, hanno portato via anche quel poco che era rimasto, quindi cos'è Ibra? Cioè Ibra ok, io sono primo ad essere super affezionato a Ibra, ma non è un uomo che rappresenta il milanismo, cioè Ibra è uno che rappresenta soprattutto se stesso, poi sicuramente tra tutte le squadre che in cui ha avuto modo di stare lui si è affezionato particolarmente al Milan, però molto alla larga, Conte, perché tutti vogliono il nome di Conte? Perché è il nome che ti può far iniziare un ciclo vincente. Sappiamo benissimo, poi molti dicono ma Conte è uno che poi dopo un anno, due, rompe già le palle, di solito è difficile che faccia più di un anno nella stessa squadra, poi inizia a lamentarsi di questo, ma quello ci vuole ragazzi, quello ci vuole uno che da dentro rompa le palle. Io perché l'anno scorso me la sono presa tanto e lo ripeto ancora e non me ne frega un cazzo se ad alcuni dà fastidio sul discorso di Maldini, perché comunque al netto degli errori che tutti fanno, perché anche Conte ha fatto degli errori in passato, ha richiesto dei giocatori poi che si sono rivelati inutili e magari ne ha scoperti altri che facevano più comodo per il suo gioco, nel senso tutti, anche i migliori fanno degli errori, ma lui avevamo la certezza che comunque dall'interno avesse a cuore l'interesse del Milan e quindi tra errori, cose giuste e cose meno giuste, comunque sapevi che lui era dentro a rompere i coglioni a tutti perché il Milan doveva tornare dove gli compete. Adesso manca quella figura lì ed è per questo che uno vuole un Conte, perché lui sa come vincere, sa come si fa. Quello che ci si augura è che possa essere lui la miccia dall'interno che possa rimettere le cose a posto, perché poi pazienza se Conte è una certa, fa il disastro e se ne va, però lascia le cose in un certo modo, imposta le cose in un certo modo. Basta vedere all'Inter, dove comunque Inzaghi ha preso l'eredità di quello che aveva lasciato Conte ed ha continuato a vincere, perché quando imposti un ciclo vincente o poi sei in mano comunque a un branco di rincoglioniti, cosa che è tutto da vedere, insomma, chi poi farà i mercati futuri, chi gestirà, chi non lo so, però se no di base se non sei troppo stupido le cose le puoi far funzionare. Per quello la gente invoca Conte, chi se ne frega arrivati a questo punto dello spirito del milanismo, tanto l'avete ammazzato, a questo punto portiamo uno che ci riporti a vincere, che è la cosa più importante, poi ci preoccupiamo di essere anche belli, eleganti, con stile Milan eccetera eccetera eccetera, ma iniziamo a vincere, che manca da troppo tempo, che abbiamo vinto uno scudetto in 13 anni, ecco, perché secondo me la gente finalmente si è risvegliata da un lungo sonno, c'erano quelli che erano addormentati da ancora più tempo. Perché c'era anche tutto il discorso del devi arrivare quarto, della sostenibilità, poi vedrete che gli altri si indebitano e noi vinceremo. Eh no, ma poi adesso noi ci stiamo muovendo per lo stadio, poi quando avremo lo stadio gli altri rimarranno indietro. Eh no, ma adesso però vedi che insomma siamo arrivati in Europa, adesso stiamo stabilmente in Europa, vedrai che anno dopo anno entrano più soldi, quindi non è cambiato nulla, nulla, nulla. Se c'è da dare la commissione in più a un giocatore non gliela diamo, il giocatore lo perdiamo e spesso e volentieri perdiamo i derby anche lì con l'Inter che invece quei soldi glieli dà. Cioè ragazzi, cioè praticamente voi avete notato differenze tra gli anni della Champions e gli anni in cui non la facevamo? Investiamo sempre gli stessi soldi sul mercato, non cambia assolutamente nulla, nulla.
E quindi siamo stanchi di farci prendere per il culo. Vogliamo tornare a vincere. Per questo Conte. E sono contento che finalmente il tifoso medio sembrerebbe essersi svegliato. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, nei commenti. Come sapete, rispondo sempre ai più interessanti. E ci vediamo qui sempre a mezzogiorno con nuovi video. Domani alle 13 il nuovo episodio della stagione della mia squadra. Ciao a tutti.